È stato presentato stamane a Catanzaro presso l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio Percorso Rosa, il progetto di prevenzione e contrasto della violenza. Il percorso Rosa o Codice Rosa, voluto fortemente dal prefetto Luisa Latella, identifica un circuito di accesso al pronto soccorso di Catanzaro riservato a tutte le vittime di violenza senza distinzione di genere o età che riceveranno assistenza da personale sanitario formato a riconoscere segnali non sempre evidenti di una violenza subita e spesso non dichiarata. Lei parlava nel suo intervento di un percorso rosa che deve essere accogliente, fisico ma anche morale. Deve essere una sorta di famiglia per la vittima. Deve in un certo senso sostituire in quel momento di grossa difficoltà, quel senso di protezione che solitamente la famiglia dà e che invece in situazioni di violenza all'interno dello stesso nucleo familiare naturalmente vengono meno. Quindi la persona che si presenta in quel momento è estremamente fragile e ha estremamente bisogno di essere aiutata, protetta, di sentire che intorno non è sola e che può continuare una battaglia, perché la battaglia poi è quella anche della denuncia. E allora il percorso Rosa comprende infatti una sinergia fra tantissime professionalità, perché ci sono le forze di polizia, ci sono i medici, ci sono i magistrati, i medici con tutte le loro, nelle loro ci sono i psicologi, ci sono gli assistenti sociali, cioè. Quindi è un mondo che si apre e che accoglie questa persona e l'aiuta a sopportare un momento di estrema difficoltà. L'approccio con la vittima di violenza non si limita come nel passato alle prestazioni sanitarie ed eventualmente allo sporgere denuncia nel caso lo ritenesse opportuno, ma si estende ad un trattamento della vittima a 360 gradi, con la possibilità di integrare il personale dell'ospedale, mi riferisco al servizio sociale, alla psicologa, con quelli delle associazioni del privato sociale, che possono offrire anche assistenza legale, addirittura alloggio alle vittime e seguirle in un percorso che va dalla denuncia della violenza in poi, perché quindi questo fa crescere l'ospedale e fare assumere all'ospedale un ruolo di partenza verso però un percorso molto più complesso e articolato rispetto a quello che avveniva in precedenza. E non invece,